Da oggi potrete incorniciare qualunque cosa. Questa è arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì, da oggi potrete proprio incorniciare qualunque cosa, perché vi insegnerò a fare, partendo da un semplice cartoncino, una teca davvero davvero carina. Vedrete che ne rimarrete sorpresi. Ovviamente io ho messo all'interno della mia teca anche il soggettino, che sono i cuori in Keeling che abbiamo fatto con l'ultimo speedy video. Ve lo metto qui o qui, non lo so, qui credo, tra le schede informative. Voi invece all'interno potete metterci quello che vi pare, le libellule in Keeling, le farfalle in carta che abbiamo fatto insieme, o semplicemente delle fotocopie scritte messe un pochettino più rialzate con delle scritte inneggianti all'amore o a quello che vi pare. Sicuramente è carinissimo come pensierino, adesso si avvicina la festa della mamma, per incorniciare magari un qualcosa che preparerete per la vostra mamma. Quindi spostiamoci il piano da lavoro e andiamo a vedere come si fanno le teche. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra teca homemade con soggettino per la festa della mamma. Allora, occorrente: un tagliabalza, della colla che può essere della colla stick o della colla a caldo o anche l'attaccatutto, quello che volete, un righello, poi degli aghi per la funzione teca, per spillare all'interno le cose, i soggettini da mettere dentro, che nel nostro caso saranno i cuori in Keeling che abbiamo fatto nello speedy video che vi allego tra le schede informative, poi un cartoncino grezzo, la grandezza la deciderete voi a seconda di quanto grande vorrete fare la vostra teca, un pezzettino di acetato, anche questa la grandezza la deciderete voi, nel mio caso sarà 8x8, come 8x8 sarà anche questo, poi un foglio di carta decorata, io l'ho scelto rosso a pois bianchi, e un cartoncino che sarà proprio il corpo della teca. Io ce l'ho bianco lucido, vedete? Ciao, sono qui. Inoltre ci occorrerà un bulino a punta fine e un tappetino morbido su cui tracciare le linee a bulino, una matita e dello scotch biadesivo. Cominciamo subito a creare la nostra teca. Innanzitutto prendo un cartoncino che misuri 24 cm x 24 cm, perché io voglio una teca che alla fine sia una piccola teca 8 cm x 8 cm. Prendo 4 cm dall'angolo al suo interno, poi altri 4, quindi segno sino a 8, poi ne prendo 8, quindi segno sino a 16, poi ne prendo di nuovo 4, quindi ne rimangono di nuovo 4, e segno così ogni lato. Adesso con il dotter segniamoci benissimo tutte le linee, in modo da agevolarne poi la piegatura. Adesso con il tagliabalza dobbiamo totalmente eliminare questa parte qua, questo quadrato e questo quadrato da ogni angolo, quindi a L, e tagliare le linguette, e tagliare la linguetta interna sia solamente da una parte, quindi tagliare dritto qui. Vi faccio vedere. Comincio e taglio tutta la prima linea in verticale verso di me, fino all'incontro con la seconda linea. Poi elimino il triangolo esterno, così, uno, in modo che questa comunque possa essere piegata e possa essere basculante. Da questa però faccio dei tagli obliqui che la rendano trapezio idale, così. Non prendo la misura perché siccome non si vedranno, non mi interessa che siano precise. Ok, così. E faccio la stessa cosa su tutti gli altri angoli. Ok, a questo punto pieghiamo tutte le linee che avevamo tracciato. Metto la colla a caldo, alzo, chiudo bene. Qui ho fatto le due linguette esterne e ho appiccicato e dovevo inserire. Allora cosa faccio? Ho accorciato la linguetta, ci metto su un punto di colla stick, perché io ho sbagliato, non avrei dovuto farlo, ma mi fa piacere farvi vedere come rimediare,
perché se dovesse succedervi è inutile che rifaccio il pezzo senza farvelo vedere, è più utile farvi vedere come rimediare un errore. E inserisco la linguetta bella e corta, quindi tolgo l'eccesso di colla e chiudo, visto? E non si vede più nulla. Su questa invece, voilà, su questa invece procedo normalmente con la colla a caldo. Voilà. A questo punto dobbiamo sistemare l'interno, che per essere una teca deve alloggiare qualcosa, ovviamente, no? Quindi dobbiamo farlo molto 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 carino. Prendo un cartoncino grezzo e faccio un quadratino che sia leggermente più piccolo di 8x8, quindi lo farò 7 cm e mezzo circa per 7 cm e mezzo. Prendo un pezzo di carta pois che sia leggermente più grande della, della grandezza del nostro quadratino e ritaglio anche lui. Quindi sporco con della colla la parte superiore del mio cartoncino e appiccico la mia carta. Sfodero bene il tutto rigirando i lembi anche dall'altra parte. L'importante è che sul davanti risulti bello pulito. Do un punto di colla a caldo al centro e inserisco il mio quadratino. Voilà! Visto? Carinissimo! Adesso devo creare il tappino di questa teca. Questo sarà un tappino, questa volta 8x8. Prendo il mio acetato e ritaglio un cartoncino, che sia un pezzettino che sia 8 cm per 8 cm. Prendiamo adesso la nostra carta decorata e prendiamo anche il nostro nastro biodivivo e creiamoci dei pezzettini washi. In pratica ci servono dei pezzettini di carta con questa fantasia, quindi prendo il biadesivo, lo attacco e mi creo nel nastro a pois. A questo punto taglio il mio nastro decorato, decido come voglio sistemare la mia teca, prendo degli spilli e con un po' di colla a caldo li inserisco sul retro del mio lavoro e ne prendo due per ogni creazione. Quindi dalla capocchia metto della colla e la inserisco al centro, così. Poi ne prendo un altro, sporco sempre la capocchia di colla e lo inserisco più in basso, così, ok, e lascio asciugare. Faccio la stessa cosa anche con quello più piccolo. Perfetto. Una volta avuti gli spilli e deciso come posizionare i cuori, inseriamoli all'interno della teca. Benissimo, ora prendo il mio acetato, che andrà poi ad essere alloggiato proprio qui, e a mezzo centimetro da ogni margine attacco il washi tape. Sollevo il tutto, si solleverà abbastanza agevolmente, e adagio sulla mia scatolina. Con le forbici, come prima cosa, pareggio tutto il washi, così. Chiudo i margini a croce, quindi cosa faccio? Piego questo ben bene e tiro poi anche quello inferiore, così. Giro, col tagliabalza taglio esattamente in prossimità degli angoli da una parte e dall'altra, quindi chiudo da una parte, così, ben bene, voilà, e dall'altra, e alzo le spondine anche dalle altre due parti, quindi. E la mia teca con cuore di mamma e bimbo è pronta per essere regalata.
guardate che carina, guardate com'è tutta ben rifinita, voilà, veramente un oggettino delizioso che potrà adornare librerie, qualunque posto voi la mettiate, secondo me vostra madre si scioglierà. Ma la cosa importante di questo video è più che altro imparare a fare la teca, che potrete fare di qualunque misura, basterà variare la dimensione centrale dopo i 4 cm. Quindi 4 cm, 4 cm, poi dimensione di cui volete fare la teca e allargate il tutto. Bene, io con questo pensierino che reputo essere delizioso, guardate che tenero, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Vi piace la teca? Potete farle in qualunque misura, basta cambiare la misura centrale e le sponde lasciatele sempre di 4 cm perché è l'altezza ideale. Poi vengono leggerissime, facilissime da appendere o da appoggiare, le potete fare in 2500 colori, sbizzarrite la vostra creatività e se questo video vi è piaciuto mettetemi in teca un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sul mio secondo canale Ombretta e insieme a Gabriele sul mio cuore una cappa. Vi allego il link dei canali qui sotto nel box informazioni e anche tra le schede informative. In più vi aspetto sempre anche su Facebook e su Instagram, non mancate anche là, su Facebook siamo attivissimi, c'è il corso di disegno, su Instagram io vado postando tutti gli argomenti dei tre canali per lasciarvi sempre aggiornati su quello che lascio, sulle tracce che lascio quella su internet, quindi vi aspetto sui miei social, ma soprattutto vi aspetto sempre qui, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, vi voglio bene e auguri a tutte le mamme!